Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video qui su Bowwatch. Io sono Giovanni e il protagonista di questa recensione è lo Steel Dive Capitan Willard, orologio che avete chiesto in tanti, tanto su Instagram come su YouTube. E ragazzi, eccolo qui. Un orologio davvero sorprendente, ve lo assicuro. Orologio che è costato pochissimo, all'incirca sui 100 euro, quindi tanta qualità, prezzo bassissimo. Come potete vedere, questo video lo facciamo nello studio nuovo, studio che stiamo arredando e che poco a poco speriamo che diventi una cosa bellissima. Amici, se vi piace il video fate like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale e se volete vedere foto di questo orologio, di questo Steel Dive o di tanti altri, mi raccomando, siamo su Instagram, ok? Amici, godetevi la recensione. Ciao! Eccolo qui, questo è lo Steel Dive, anzi questo è la scatola dello Steel Dive che contiene il nostro orologio. Noi l'abbiamo già aperto, quindi già sappiamo di cosa si tratta. Vediamo. Devo dire che la scatola niente male, eh? Carina. Queste sono le maglie che sono avanzate dal bracciale. Perfetto, e qui vediamo cosettine varie che... niente, che hanno tutti gli orologi, però a noi non interessa. Quindi andiamo a vedere cosa si celava in questa scatola. Guardate che bellezza. Vi dico e vi sono sincero che a me ha sorpreso tantissimo questo orologio, non me l'aspettavo. La qualità è altissima in questo orologio, davvero, davvero, davvero tanta qualità. Parliamo delle dimensioni. Abbiamo un diametro di 43,7 mm. Abbiamo un lug to lug di 47 mm, quindi stiamo parlando di un orologio bello compatto, con un diametro grande, però con un lug to lug che non è tanto grande, quindi perfetto per un polso da 16-17 cm. Spessore abbiamo 13,6 e abbiamo una separazione tra le anse di 20 mm, ok? Quindi cambio cinturino, cambio bracciale, ricordatevi 20 mm. Parliamo dei materiali. Materiali, abbiamo una cassa di acciaio inox 316L, un inserto ghiera in ceramica con luminescenza. Una delle parti più belle secondo me di questo orologio è questo quadrante che è spettacolare. In questo caso abbiamo preso la versione nera, c'era anche una versione blu e un'altra verde. Abbiamo indici applicati con pasta luminescente all'interno, lancette a bastone anche se con la luminescenza, anche la lancetta di secondo che troviamo questo punto rosso e nella parte superiore del punto altra pasta luminescente. Abbiamo data a ore 3 con la sua cornice che, come potete apprezzare, gli dà un gioco. E troviamo nella parte superiore a ore 12 il logo Steel Dive con la scritta Steel Dive e a ore 6 Automatic Water 200 metri Resist. Secondo me un quadrante bellissimo. Abbiamo una ghiera Coin Edge, un inserto ghiera in ceramica con pasta luminescente all'interno e 120 click. Il grip è davvero fantastico, guardate, forse un po' con un po' di gioco, vedete, ma è normale, succede in tanti orologi, però il movimento è bello, bello scorrevole e preciso, mi piace, si allinea, no, non si allinea tanto bene. Vediamo, forse lì è una delle parti negative, non si allinea più di tanto, però vedete, sì dai, abbastanza bene. Abbiamo vetro zaffiro, in questo caso ci hanno inviato il modello con trattamento antiriflesso blu che fa il suo figurone, bellissimo, devo dire che è davvero spettacolare, gli dà un tocco. Non so se nel video si può apprezzare più di tanto, un po' sporgente. Abbiamo un bracciale inox 316L, molto ben fatto, con finali pieni, maglie piene, la clasp niente dell'altro mondo, con lamierino, vedete? La chiusura chiude bene, doppia sicurezza e tutto firmato Steel Dive. Quindi c'è un minimo di cura dei dettagli e non è per niente male. La cassa ha una spazzolatura in forma circolare nella parte superiore che arriva fino a qui alle anse, mentre i laterali sono completamente lucidi. E anche il fondo cassa, vedete, è ben spazzolato. Non so se posso farvelo vedere un po' meglio, vedete?
Abbiamo un fondello lucido nei laterali e sterigrafato al centro con questo logo che è davvero simpatico, davvero carino, della Still Dive che mi piace tantissimo. Molto molto carino. Amici, io l'orologio, vi dico, l'ho indossato abbastanza tempo, mi piace tantissimo tenerlo al polso, mi sento molto comodo, è un orologio molto compatto e molto bello da vedere. Quindi parliamo delle caratteristiche adesso di questo orologio. Abbiamo 200 metri di resistenza all'acqua, abbiamo una corona a vite firmata, anche molto comoda da aprire e da chiudere. Corona a vite firmata. Abbiamo un fondello a vite, come abbiamo detto prima, anch'esso firmato. Abbiamo luminescenza negli indici, tanto negli indici come nelle lancette di ore, minuti e secondi e anche nella ghiera ceramica, come vi dicevo prima. La luminescenza è davvero ottima, come potete vedere in questo video, ma davvero, davvero ottima, eh? Per quanto riguarda il movimento, abbiamo un NH35, lo conosciamo tutti, se non lo conosciamo, l'NH35 è un movimento Seiko con 21.600 alternanze, 40 ore di riserva di carica, carica manuale e fermo macchina. Un movimento molto usato, un movimento molto testato e anche molto molto affidabile. Il bello viene adesso perché abbiamo comprato il crono comparatore e vedremo se realmente vale la pena in quanto a precisione. Vediamo un po', vediamolo insieme. Crono comparatore che tanto Christian come io siamo così orgogliosi di aver comprato perché è davvero una gallata. Accendiamo il crono comparator e vediamo un po' cosa ci regala questo. Vediamo insieme. Che vi dico? Non ho niente da dire. Spettacolo. Meno 5. Wow. Qui avanzano le parole. Spettacolo. Cambiamolo di posizione. Proviamo in una posizione diversa, magari così, e vediamo. Più 2, meno 4, wow. Amici, stiamo parlando di un orologio che è costato appena 100 euro, eh? E guardate che precisione. Brutale, 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 spettacolo. Ok, togliamo crono comparatore e adesso facciamo la prova del vetro zaffiro. Vediamo se si tratta veramente di vetro zaffiro o se ci hanno ingannati. Ok, vediamo. Lo metto qui così. Che meraviglia! Che meraviglia! Perfetto. Vetro zaffiro anche qui. Perfetto. Amici, che dirvi? 100 euro io. Personalmente lo consiglio, sono davvero contento con questo orologio. Il quadrante mi sembra spettacolare, è vero che è un homage del Capitan Willard di Seiko. 100 euro. A me piace tantissimo. Io lo consiglio, se vi piace, prendetelo. Facciamo la prova polso, togliamo il Seiko. Proviamo questo Capitan Willard per farvi vedere che 47 mm di lug to lug in un polso da 17 cm. Non sembrano neanche così tanti, anzi 47, ok, è piccolo, quello che è grande è il diametro che sono 43, però sinceramente a me piace. Io sono un contento possessore di un Turtle che è ancora più grande di questo e sinceramente mi piace tantissimo. La sua figura, un orologio bello, come vi dicevo, compatto, pesante, duro, un orologio duro, quindi ho solo belle parole per questo orologio, mi è piaciuto tantissimo, mi è costato pochissimo. Niente, a questo punto, se la recensione vi è piaciuta, fate like, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e se volete vedere foto di questo orologio con cinturino in pelle, con cinturino in nato, bla bla bla, già mi conoscete, siamo su Instagram. Ciao ragazzi, ciao! Stays the same. Once you let it, let it.
Holy Trinity.